venuto da noi per un dolore alla schiena, una tensione lombare, e ci chiede di poter alleviare questo suo dolore. Abbiamo visto, cioè Giulio ci ha detto che la visita medica non presentava problematiche di schiacciamento, di ernie o altre patologie della colonna vertebrale, e che il suo dolore alla schiena è soprattutto una tensione muscolare legata alla postura, legata allo stress, legata a varie cause originarie. Come possiamo aiutare Giulio? Utilizzando la auricologia, analizzando i padiglioni auricolari, che ci parla molto di Giulio, ci dicono molte cose di Giulio. Possiamo utilizzare i padiglioni auricolari dando delle stimolazioni di vario tipo al padiglione auricolare attraverso un massaggio sia con le mani che con degli strumenti che possono essere conformi, utilizzati proprio sul padiglione auricolare. Possiamo avere una stimolazione luminosa, soprattutto cromatica. Possiamo utilizzare delle toccature con degli oli essenziali. Possiamo fare tanti modi per stimolare il padiglione auricolare in base anche alle caratteristiche del suo orecchio. Ma il suo orecchio ci dice tante cose e lo possiamo anche utilizzare l'analisi per aiutare Giulio con altri strumenti, per esempio con il massaggio, il Tuina. Il Tuina è un insieme di tecniche, di cui una è il massaggio, che vengono utilizzate anche in agopuntura, ma noi utilizzeremo le modalità di stimolo manuale, di tipo pressione, di sfregamenti, eccetera. Possiamo utilizzare la lettura del padiglione auricolare per andare a vedere quali sono i punti dell'agopuntura somatica e utilizzare questi punti anziché usare gli aghi che sono di pertinenza medica, utilizzare per esempio la stimolazione cromatica attraverso la luce cromatica, luce che posso utilizzare sul padiglione, ma che posso anche andare a utilizzare per stimolare i punti somatici. Posso, dare dei consigli a Giulio, posso suggerire per esempio dei fiori di Bach, fiori australiani, per aiutare questa tensione. Posso dare dei consigli alimentari, proprio per andare ad, intervenire sul Giulio nella sua complessità e quindi non solo sul dolore lombare, che è solo l'espressione, il sintomo di caratteristiche di quello che è Giulio. Quindi possiamo avere tante modalità e l'auricologia integrata è proprio questa, usare il padiglione auricolare come indagine, prima indagine. Possiamo utilizzando, dare uno stimolo sull'orecchio, ma possiamo anche usare questa cosa per darci delle indicazioni, avere delle indicazioni su quale parte, quale cose, quali stimoli dare e quali consigli dare a Giulio da portarsi a casa. Quindi questa è una modalità, l'auricologia, che ci aiuta su vari piani, non solo sulla stimolazione del padiglione, ma ci aiuta proprio a indicarci la strada che possiamo utilizzare per aiutare Giulio.